Entriamo nel vivo, dicevo, del nostro confronto con dando spazio ai relatori. Abbiamo il dottor Giovanni Abate della Leica Geosystems che ci parlerà appunto della rete di stazioni permanenti GPS del Collegio dei Geometri di Avellino. Buongiorno. Io innanzitutto vi porgo i saluti dell'ingegner Cabrucci, che è il presidente della Leica Geosystems per Africa, Europa ed Asia, che purtroppo per motivi legati non so bene a che cosa, perché ieri ci siamo sentiti telefonicamente, era negli Emirati Arabi, non ha fatto in tempo ad essere qui. Pazienza, tanto ci sono io. Quando un anno e mezzo fa mi nominarono area manager per il Sud Italia, presi, credetemi, veramente a cuore la rete di stazioni permanenti di Avellino. E quando le cose si realizzano con amore, devo dire che vengono fuori bene. E quindi, siccome non l'ho fatta io, non l'ho fatta da solo, è doveroso da parte mia ringraziare quanti hanno collaborato, e sono stati in tanti. E mi piace citarli nome per nome. Per dovere di cavalleria del Collegio dei Geometri di Avellino ringrazio prima di tutto la signora Laura Amatucci, che ha fatto anche tanto. Ringrazio il presidente Antonio Santososo, permettetemi il sorriso perché ci siamo sentiti la sera alle 11, il sabato, la domenica, eccetera. Poi strada facendo vi dirò il motivo. E ringrazio Gennaro Prevete, che ha accolto la stazione di riferimento, Fabrizio Marra, Ernesto Indelli, che sono stati i miei pathfinder, i miei apripista in questa terra veramente stupenda. E ringrazio anche Pasquale De Guglielmo, con cui poi anche la preparazione di queste cose. Ovviamente un ringraziamento è doveroso anche da parte nostra ed è rivolto da noi di Leica all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con cui da anni Leica ha collaborazione, ricerca, sviluppo, il dottor Giulio Selvaggi, Giampaolo Cecere, Luigi Zarrilli e Ciriaco D'Ambrosio. E in ultimo voglio ringraziare due comunità montane che hanno accolto le stazioni di riferimento, la comunità montana Terminio e Cervialto di Montella, e qui ci sono presenti qui l'ingegner Chiara Donna e geometra De Blasio, e la comunità montana dell'Ufita che ha sede ad Ariano Irpino. Grazie a tutti. Adesso vi racconterò qualcosa. Ovviamente, come in tutte le cose, andremo avanti con un po' anche la presentazione di chi è Leica. Ecco. Questo che vedete in questa immagine non sono io, qualche anno fa, quando avevo più pancia, è l'ingegner Heinrich Wild, che è la persona che nel 1921, per chi è topografo, ideò il primo teodolite con i cerchi in vetro, il cannocchiale a lunghezza fissa e un unico monoblocco. Ci possiamo vantare di costruire strumenti da 180 anni. Questo è determinato dal fatto che nel 1988 Leica acquisì la Kern, che proprio da 180 anni, ancora oggi, quelli che sono i suoi brevetti vengono utilizzati da Leica. La nostra sede è in Svizzera e tutta la nostra strumentazione è prodotta in Svizzera, tranne qualche minimo di componentistica. Siamo presenti in tutto il mondo con filiali, centri di sviluppo e di produzione. Siamo stati innovatori da sempre, fin da quando abbiamo realizzato la prima stazione totale integrata, il primo distanziometro con emettitore laser, fino ad arrivare a prodotti che ancora oggi non sono stati raggiunti da altri, quali sono la Smart Station ad esempio. Io vado veloce perché non voglio togliere tempo ad altri.
Siamo presenti con una sede principale a Lodi e 4 uffici a Firenze, a Roma, a Modena, ma con una presenza capillare su tutto il territorio nazionale. Leica Geosystems è unica, non ci sono sottomarche di Leica Geosystems, non esistono quelli che dicono che Leica ha dato a loro parte della sua tecnologia. Leica è Leica e rimane Leica. Siamo gli unici in Italia ad avere anche un laboratorio, oltre che per la certificazione delle stazioni totali, degli strumenti più, diciamo così, tradizionali, anche per la certificazione e la calibrazione di sistemi per rilievi satellitari. Per le province di Avellino, Benevento, Foggia e Potenza, la persona di riferimento è il geometra Giovanni Cappone. È stato, come vedete, allenato, temprato per tutto. Quindi per qualsiasi esigenza di carattere tecnico potete rivolgervi al signor Cappone. Adesso consentitemi qualche altra cosa. Il catasto negli ultimi 2 anni ha scelto la tecnologia Leica. Sono stati consegnati 72 sistemi per il rilievo topografico costituito da stazioni totali GPS 1002 e in questi giorni sono stati consegnati altri 25 sistemi costituiti da stazioni totali e 35 sistemi per rilievi satellitari per un totale di 85 GPS. Ivi compreso l'ufficio di Avellino, di Benevento, di Caserta, Salerno e Napoli. Adesso scusatemi, ma visto che si parla tanto di monitoraggio, di frane, eccetera, questa è una realtà che voglio farvi vedere ed è una frana che sta interessando parecchi comuni della provincia di Cosenza. Cerzeto, quando vi ricorderete, ci fu una persona che grazie al suo intervento, al suo allarme, riuscì a salvare parecchie altre vite. Purtroppo, devo dire con rammarico, che per monitorare determinate situazioni a volte si utilizzano queste soluzioni. Questo è un muro di sostegno, dove purtroppo l'ingegno umano porta a questo, perché non ci sono risorse economiche e quindi ci si inventa i sistemi che se non altro consentano di verificare se ci sono degli spostamenti. Vi voglio far vedere ad esempio adesso una realizzazione di Leica su quella che è la grande frana di Ancona. La grande frana di Ancona che ci fu il 13 dicembre del 1982. Il fronte della frana e di circa 3 chilometri e ovviamente provocò una serie di danni. Nel 2007 è stata effettuata una fornitura e un'installazione di un sistema di monitoraggio topografico costituito da 7 stazioni robotiche e da 33 sistemi GPS geodetici. Ora, consentitemi una parentesi, e anche un po' una critica. Il monitoraggio è una materia nella quale, diciamo così, bisogna avere le strumentazioni anche idonee. Io spesso sento dire di gente che fa monitoraggio di frane con strumenti con precisione angolare ai 20 secondi. Signori, insomma, con 20 secondi non si fanno questi lavori. Oserei dire, come diceva un mio professore, non si può mungere un toro, sono 20 secondi, rimangono 20 secondi. Ci vuole una precisione angolare e una precisione sulla distanza adeguata a quelle che sono le esigenze. In questo caso non si fa un monitoraggio posizionando lo strumento su un treppiede che addirittura spesso vedo metallico. Un monitoraggio, se deve essere realizzato, deve essere realizzato con quelli che sono i canoni. Vedete che in questo caso, sulla frana di Ancona, sono stati realizzati dei gabbiotti con una fondazione di 20 metri, la fuoriuscita di un pilastrino,
la realizzazione di una struttura, e in questa struttura la trasmissione volava verso un centro di controllo. In questa struttura è stato ospitato il più preciso Teodolite al mondo, la più precisa stazione totale, non esistono altri strumenti di precisi quanto questo, è il TCA 2003, consentitemi, non ve lo dico per pubblicità, ve lo dico perché è una macchina che a tutt'oggi non ha nessun concorrente e dà una precisione angolare al mezzo secondo. È stato posizionato un GPS, come potete notare il monitoraggio oggi tramite GPS lo si realizza anche per grandi strutture, attraverso sistemi GPS o sistemi inclinometri biassiali. Sono degli esempi che vi voglio prospettare. Così come è importante prevedere un monitoraggio allorquando si eseguono delle grandi opere. Ad esempio, per quanto riguarda la realizzazione della metropolitana C di Roma, è stato previsto un monitoraggio, perché mentre la TBM scava, è chiaro che bisogna verificare che ciò che c'è sopra dello scavo, al di sopra dello scavo, non subisca dei problemi. Ecco, nella metropolitana C di Roma sono stati posizionati 6.000, o meglio, sulla superficie, sono stati posizionati 6.000 prismi e 27 stazioni totali. Perché accade questo, durante lo scavo è necessario verificare ciò che c'è sopra. E così nel tracciamento di grandi opere come il viadotto di Millau nella Valle del Tarn in Francia, e ovviamente poi le più grandi imprese italiane utilizzano nostre strumentazioni. Abbiamo anche laser scanner, questo è l'ultimo nato, e ovviamente siccome oggi si è parlato di reti, di controlli, vediamo anche altre situazioni dove vengono utilizzati sistemi per rilievi satellitari per il controllo. Qui siamo sull'Etna. Questi signori sono dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e come vedete questa è una stazione di riferimento, una delle tante posizionate sull'Etna e sullo Stromboli, che sono lì a monitorare ciò che accade su questi vulcani. Qui siamo a Monte di Firenze, vedete un sistema GPS che controlla la diga del Bilancino, che è la famosa diga che fu poi realizzata dopo l'alluvione. Qui siamo sulle una delle cinque torri di Cortina, questo è un gruppo di rocciatori della Guardia di Finanza che sta installando un sistema GPS per il controllo di queste torri, perché una delle torri è crollata e quindi è necessario sottoporre a monitoraggio le altre. E questi signori sono arrivati lì in alto in questo mondo. Altre situazioni, monitoraggio di viadotti, di ponti stradati, eccetera. A questo punto, consentitemi questa domanda: perché i topografi utilizzano contemporaneamente due ricevitori per effettuare i rilievi? Non è questa la giornata per far corsi, ma è giusto così, due paroline veloci per poter dire il motivo. Diciamo, per gli errori del sistema, perché il segnale attraversa la ionosfera, la troposfera, il sincronismo che non c'è fra l'orologio sul ricevitore e il satellite, eccetera, c'è un degrado della precisione. E quindi per questo motivo è necessario, per chi è topografo e vuole raggiungere determinate precisioni, utilizzare contemporaneamente due ricevitori. Ecco, qui siamo in Afghanistan. Uno solitamente viene posizionato, vedete che c'è la guardia per proteggere lo strumento, e l'altro se ne va in giro con quello che si chiama rover. Questi sono tratti da un concorso fotografico che ha istituito l'AICA l'anno scorso. In buona sostanza, consentitemi solo questa slide, abbiamo quello che si chiama ricevitore master e abbiamo il ricevitore rover. Abbiamo anche qui il ricevitore master o base e il ricevitore rover. Quindi il master trasmette al rover quelle che si chiamano le correzioni differenziali per raggiungere determinate precisioni. Voglio richiamare la vostra attenzione
sul fatto che qui vedete il sistema è posizionato su un treppiede, invece qui il mast ha una forma strana. Questa è una stazione cosiddetta di riferimento, cioè una stazione fissa, così come vedremo quelle che sono state installate per la rete del collegio di Avellino. Quindi una stazione di riferimento è il faro guida del XXI secolo per il topografo. Volevo giusto accennarvi al discorso che siamo abituati a parlare sempre di GPS. Oggi bisognerebbe più correttamente parlare di GNSS, ossia Global Navigation Satellite System. Perché? Perché non esiste solo la costellazione di satelliti americani GPS, esiste anche la costellazione russa dei GLONASS, esisterà a breve quella cinese della cosiddetta Compact, hanno già copiato i primi due satelliti, aspettiamo che copino gli altri, e poi di là da venire, non si sa quando, il Galileo. Tutte queste costellazioni insieme costituiscono quello che dovrebbe essere il corretto acronimo, che è GNSS. Però noi siamo ormai centrati di più nel cervello parlare di GPS, ma diciamo in ogni caso vuole sottintendere queste cose. Questa che vedete qui è l'antenna che solitamente viene utilizzata per una stazione di riferimento. È un'antenna particolare, come suol dirsi, con un centro di fase molto stabile, e poi vedete è montata in base a quelle che sono le esigenze, poi le vedremo più avanti nelle slide della rete Avellino, deve essere montata opportunamente, previo uno studio del sito, della zona, delle eventuali interferenze, eccetera. Non si monta una stazione di riferimento sul terrazzo di casa, diciamo, perché il concorrente, un nostro concorrente viene lì, e avendo visto che l'AICA ha tirato fuori l'unica rete nazionale italiana, dice possiamo mettere una stazione di riferimento sul terrazzo di casa tua? Cioè, signore, rimane fino a se stessa, insomma, e lo vedremo un po' più avanti. Ecco, queste sono monumentazioni gentilmente concesse dagli FGV. Queste non sono buone monumentazioni, è un cavo messo così in aperta campagna, un'antenna che non è un'antenna votata a poter fare la stazione di riferimento. Questa non è una stazione di riferimento, è un'antenna. Certo, io ho visto tecnici che si sono realizzate loro soluzioni perché per comodità mettono il master sul terrazzo di casa, quello va benissimo, ma sentir proporre dai nostri concorrenti la realizzazione di stazioni di riferimento non si fanno così. Adesso più avanti entreremo in quello che è proprio il concetto di una rete di stazioni di riferimento, una rete nazionale controllata e certificata. Poi il collega che seguirà vi parlerà più approfonditamente di questi discorsi. Quali sono gli scopi per i quali si realizza una rete di stazioni permanenti GNSS? Beh, ve l'hanno già raccontati, li richiamiamo un attimo: il controllo geodinamico del territorio, la costruzione di reti di inquadramento per grandi opere civili, il rilievo di aggiornamento tecnico e catastale, il monitoraggio, la creazione e l'aggiornamento di cartografia, il controllo di bacini idrografici, il tracciamento di rilievo di strade, di ferrovie, di corsi d'acqua, i rilievi batimetrici e tutte le numerose applicazioni del mondo del GIS, il posizionamento cinematico per la navigazione, la pianificazione urbanistica, il supporto a modelli di previsione meteorologica. Vediamo invece i possibili utenti del servizio: gli enti locali, la protezione civile, i consorzi di gestione di comprensori territoriali, gli enti cartografici nazionali, regionali, provinciali, comunali, l'agenzia del territorio, le autorità di bacino, le aziende nel settore della sicurezza, le aziende di gestione di trasporti sia pubbliche che private, i professionisti, geometri, ingegneri, architetti, geologi, agronomi, periti agrari. Vediamo adesso la rete di stazioni permanenti GPS del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Avellino.
Ovviamente, diciamo, a fronte di tutto questo c'è tanto lavoro, vi posso garantire. Le stazioni del Collegio dei Geometri di Avellino sono quelle di Ariano Irpino, di Montella, di Calipri e di Quindici, a cui per gentile concessione dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia della sezione di Grotta Minarda si è aggiunta una quinta stazione che è situata a Grotta Minarda. Vediamo come copre il territorio della provincia di Avellino. La stazione di Ariano Irpino, con diciamo la sua area d'azione, la stazione di Montella, la stazione di Calitri, la stazione di Quindici. A queste che sono le quattro stazioni del Collegio dei Geometri di Avellino si è aggiunta quella concessa dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con sede a Grotta Minarda. Quindi, come potete notare, il territorio è ampiamente coperto. Mi sono tenuto anche con raggi inferiori a quelle che sono le potenzialità e ovviamente, siccome questa rete del Collegio dei Geometri di Avellino è stata inserita, anzi vi faccio vedere un po' di immagini prima. Questa è la comunità montana dell'Ufita ad Ariano Irpino. Vi accennavo prima al lavoro che si è svolto, qui ci sono i colleghi che salgono sul tetto con mezzi di fortuna, hanno posizionato un camion lì sotto che sale sul terrazzo e questa è l'antenna che è stata collocata ad Ariano Irpino. Questa invece è Calitri, la stazione di Calitri. Questa è Grotta Minarda. Montella, presso la comunità montana Terminio e Cervialto. Queste sono le fasi di montaggio e questa poi è l'antenna con questa copertura bianca che serve ad evitare che gli uccelli facciano il nido. Ovviamente l'antenna viene montata all'aperto in una posizione dominante e poi attraverso questo che vedete, questa canalina, la vedete anche parte dall'antenna da qui e porta presso questo armadietto, porta il segnale dall'antenna a quello che è il ricevitore. Vedete che poi in questo armadietto c'è una batteria tampone, perché nell'eventualità andasse via la corrente interviene la batteria tampone per garantire un servizio 24 ore su 24 e poi c'è una serie di componentistica, la DSL, il router eccetera eccetera per la trasmissione. Questa è 15. Tutte le 4 più 1, cioè le 5 stazioni di riferimento della rete Avellino fanno parte della rete nazionale Laica Geosystems. Questa rete, l'unica rete nazionale, è certificata dal gruppo di geodesia e geomatica, il cosiddetto G3, di cui fanno parte l'Università Sapienza di Roma, il Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino. In buona sostanza non è la Laica che certifica il dato, ma è questo team, questo G3, che controlla e valida quelli che sono i dati. Quindi la vostra rete è stata volutamente inserita in questo contesto, anche perché con la convenzione che si è stipulata noi siamo quelli che interveniamo in caso ci fosse qualche anomalia, qualche danno, e soprattutto perché le stazioni di Avellino in questo modo vengono monitorate 24 ore su 24 anche da remoto. Alla rete Italpos di Laica c'è la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Quindi una rete di stazioni permanenti GNSS nazionale certificata come quella che vi ho fatto vedere poc'anzi, che va sotto il nome di Italpos, dà molto di più che risparmiare un ricevitore.
quali sono i vantaggi? È un sistema di riferimento vivo, costantemente aggiornato e vigilato. Non necessita di riferimenti fissi, caposaldi, chiodi, centrini, che sono facilmente danneggiabili. È un sistema di riferimento unico, solido e controllato costantemente. Consente di utilizzare un unico operatore, un unico ricevitore, con un dimezzamento dei costi. Ora, giusto per concludere, questo ad esempio è il System 1002, costituito da, in questa fattispecie, non è solo questa la produzione della Leica, Leica ha 240 modelli di stazioni totali. Questa è la famiglia dei 1002, ho preso questa, dove ci sono 48 modelli di stazioni totali, il Mast, il Rover e la Smart Station. Il nostro Smart Rover ha tre vie Bluetooth. Una che consente il segnale di inviare il segnale dall'antenna al controller, una per la connessione anche con un semplice telefonino Bluetooth e uno all'occorrenza per l'aggiunta di un disto Bluetooth, un misuratore laser, per i punti inaccessibili. Io vi consiglio sempre, quantunque l'alta tecnologia ormai la fa da padrona, quando acquistate un sistema che sia Leica o di altri, in cui si parla di trasmissione Bluetooth fra il controller e l'antenna, vi consiglio di farvi vedere anche il cavo, perché spesso ci può essere un'interferenza, una qualche cosa, e non per colpa di chi vi ha fornito il sistema, ma per colpa proprio del fatto che il Bluetooth può dare. Io lo uso per il telefonino, ogni tanto non capisco perché e per come, va in tilt. Ovviamente una stazione totale più quello che si chiama Smart Rover, e in buona sostanza ricorre spesso in Leica la parola Smart Rover, Smart Station, perché smart vuol dire furbo, intelligente. Quindi uno di questi più uno di questi fanno Smart Station, cioè la Smart Station non è un pezzo unico ed è l'unica a tutt'oggi, dopo due anni che è venuta fuori, l'unica stazione totale con GPS integrato. Tutti gli altri che fanno i buchi sulle maniglie della stazione totale, scusate, abbiamo visto in alcune manifestazioni fanno un buco qui, ci mettono una vite e ci attaccano l'antenna. Quella non è una stazione totale integrata con GPS. Questa rimane a tutt'oggi ancora l'unica. Ed è utile quando, se uno è qui e non ha riferimenti, con Smart Station è in grado di determinarsi le coordinate del punto di stazione e poi con la stazione totale l'orientamento, oppure se non ci sono riferimenti visibili. Chiaramente Smart Station si comporta come un rover, quindi ha bisogno o di un master o di una stazione di riferimento. Questa è Smart Call, un'altra soluzione. Come potete notare c'è un prisma a 360 gradi e un'antenna per rilievi satellitari. In buona sostanza questo prisma si utilizza per le stazioni totali robotiche, cioè il One System Man, cioè il fatto, la possibilità di farsi il rilievo da solo, comandando la stazione totale a distanza. Nell'eventualità monta anche un'antenna GPS, perché quando la visibilità fra stazione totale e prisma non è attuabile, il punto può essere acquisito con GPS. Questa è la soluzione. Questa è un'altra strumentazione, che è il sistema 900, che ha qualche caratteristica in meno del 1002, ma come vedete si porta tutto in una valigetta, sia il Master che il Rover. E vi voglio far vedere dove attualmente è stata utilizzata. Ovviamente anche questo è utilizzabile con le reti di stazioni di riferimento. Ecco, questo era presente alla Fiera del Levante di Bari la scorsa settimana. Vedete che il sistema GPS 900 è montato su questo robottino, che è prodotto dall'SSI, che è una società del gruppo Finmeccanica, e fra i tanti utilizzi c'è quello dello sminamento, perché uno con questo robottino va a determinare le coordinate precise affinché possano intervenire gli sminatori. Grazie per l'attenzione, se ci sono domande.
Grazie. Grazie al dottor Giovanni Albano per aver presentato con questa relazione tecnica quelli che sono gli scopi e i vantaggi della rete GPS e abbiamo visto l'importanza nel settore delle costruzioni. Ora cerchiamo di capire come questa rete può aiutare anche sotto il profilo del controllo del territorio. In questo senso diciamo, preziosa è la testimonianza del dottor Giulio Sebaggi, il direttore del Centro Nazionale Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno. Grazie a tutti. Ringrazio gli organizzatori di questa giornata, il Collegio dei Geometri, ma anche la Laica, in particolare l'amico Gianni Abbate per questa giornata importante, durante la quale sono stati sollevati dei temi, a mio avviso, fondamentali. E credo che il Ministro oggi abbia fatto capire che ci sono dei temi che hanno una rilevanza nazionale e forse anche di più, su cui bisogna ragionare molto di più e forse anche in altre sedi forse più dove si prendono certe decisioni anche dal punto di vista normativo, perché effettivamente sono temi sociali, sono temi fondamentali, come nessuno di noi è escluso, noi ricercatori, cittadini, geometri, cittadini, studenti, cittadini che componiamo questa società, abbiamo appunto il dovere di affrontare seriamente. E durante l'inizio di questa giornata io farò una panoramica sulla rete, sull'istituto, insomma, che è stato anche descritto ampiamente. Mi sono venuti però in mente due aspetti. Uno è stato sottolineato dal primo intervento di Santo Susso, il quale parlava di infrastrutture. È un concetto fondamentale, perché l'infrastruttura che viviamo nella provincia di Avellino non è un'infrastruttura esclusivamente locale, questa è integrata all'interno di un sistema più grande, come ho fatto vedere Abbate prima, ma in realtà oggi l'infrastruttura sta cambiando, perché non è più a livello italiano, ma stiamo affrontando un tema europeo, perché l'Europa non deve essere per noi più soltanto una visione politica o economica, ma l'Europa si fa anche nelle infrastrutture scientifiche, nelle infrastrutture di ricerca e in tutte le infrastrutture possibili. Infatti negli ultimi tempi, cominceremo proprio lunedì con una grande riunione di 20 paesi, di Stati membri dell'Unione Europea, un concetto proprio di integrazione di tutte le infrastrutture. Quindi questa rete, che oggi la vediamo nella provincia di Avellino, probabilmente domani sarà un'infrastruttura a livello, parteciperà a un'infrastruttura a livello europeo. Quindi oggi chi lavora in questa provincia, ma rivolgo ovviamente agli studenti, ai giovani che oggi lavorano, studiano qua, ma domani lavoreranno chissà dove in Europa, perché dobbiamo essere più aperti, dobbiamo pensare che lavorare in Francia, in Italia, in Germania, in Turchia è la stessa cosa che lavorare ad Avellino, potranno avere la stessa capacità di lavorare in qualsiasi posto dell'Europa. Quindi questa realtà che sta nascendo qua in realtà ha una visione per noi già europea, un'Europa non solo politica, economica, ma realmente di infrastrutture. E su questo l'Europa sta muovendo moltissimo. L'altro aspetto, come abbiamo visto dal filmato che scorreva inizialmente questa mattina, le catastrofi naturali sono qualcosa con cui facciamo, purtroppo dobbiamo fare i conti molto frequentemente, che siano terremoti, vulcani, frane, eccetera. Qual è il nostro contributo? E perché noi ci siamo interessati alla rete del Collegio dei Geometri di Avellino nell'ottica della prevenzione che si può fare sui terremoti? Perché questi strumenti realmente ci stanno dando una risposta a dove avvengono i terremoti, quanto frequentemente avvengono i terremoti, e quindi possiamo da lì cominciare a fare azioni di prevenzione. Cioè noi sappiamo che lungo l'Appennino ci sono stati e ci saranno terremoti forti, ma come facciamo a sapere quali sono le zone che prima di altre vedranno un grande terremoto? E una risposta viene proprio dal GPS. Quindi le immagini che farò vedere saranno molto rapide sulla rete, perché a parte che insomma ormai è una realtà, quindi non mi devo soffermare molto. L'istituto nostro è un istituto ovviamente nazionale, quindi ha molte sedi sparse per tutta Italia, Catania, Palermo. Questo viene da un'azione del ministro, come ha detto prima, di integrare diversi istituti del CNR, insomma semplificare la struttura, e nasce quindi nel 2000 il Centro Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che si occupa principalmente di monitoraggio di vulcani attivi e del monitoraggio sismico. Lavoriamo ovviamente in forte collaborazione, in convenzione con la Protezione Civile Nazionale, con la quale abbiamo, diciamo, la sorveglianza del territorio nazionale dal punto di vista sismico. Bene, e quindi infatti abbiamo un monitoraggio integrato, cioè abbiamo una sala di sorveglianza a Roma, in realtà ce ne abbiamo diverse, a Catania, a Grotta Minarda, ma anche
anche all'Osservatorio Vesuviano, a Napoli per il controllo del Vesuvio, e abbiamo tutto un sistema di monitoraggio integrato, rete sismometrica, acerometrica e la rete GPS, che fornisce indicazioni non soltanto sul terremoto, ma anche su tutto ciò che avviene prima, nel senso delle deformazioni. Non prevediamo terremoti, però possiamo sapere quali sono le aree a maggior rischio, e questo è il ruolo della rete GPS che stiamo sviluppando da diverso tempo. Quindi i nostri siti sono dei siti dove c'è un'antenna che trasmette dati, ma vengono integrati diversi tipi di sensoristica. Questi sono i siti che avete anche già visto prima, sono dei siti un po' particolari, quindi noi mettiamo sui tetti, mettiamo in zone in aperta campagna perché vogliamo il miglior disturbo antropico possibile, costruzioni abbastanza complesse, insomma. E quindi la rete che fa da più di viene trasmessa poi via satellite tramite tecnologie ormai abbastanza comune, quindi non c'è un interesse molto su questi aspetti tecnologici. Quindi oggi la rete, o le reti che abbiamo, si compone di 210 stazioni sismiche a larga banda e di 137 GPS in continuo. Quindi la nostra rete ormai è una rete importante a livello nazionale, non è dedicata al tempo reale, al real time, se non parte di essa, che è quella che è integrata all'interno di Talpos, ma sostanzialmente ci fornisce, e questa è la nostra rete, diciamo, sviluppata principalmente nelle aree del centro-sud, proprio perché il centro-sud è una delle aree a massimo pericolosità sismica del nostro paese, e quindi è ben sviluppata in tutte le zone che vanno appunto dall'Aquilano fino giù al Pollino, e nella Sicilia orientale ovviamente, insomma. Dai quali noi otteniamo un certo tipo di dati, cioè soltanto di fatto la posizione giorno per giorno dove è installato il ricevitore. Quindi nel tempo questi punti ci indicheranno la velocità del sito e le velocità relative, quindi quanto i punti si spostano uno rispetto all'altro, sono l'indicazione primaria che della deformazione si sta accumulando. Un concetto importante che dopo vediamo che è stato sulla velocità, è l'integrazione che noi stiamo portando avanti da anni delle diverse reti, perché in Italia esistono tantissime realtà, oltre a questa nuova realtà del Collegio dei Geometri, ci sono un'infinità di realtà che sono cresciute nel tempo, o come singole stazioni, o come reti regionali, e noi stiamo tentando, e stiamo facendo, stiamo analizzando, perché adesso acquisiamo i dati di più di 350 stazioni in Italia, una importante opera di integrazione di tutti i dati. E questa è la base poi per l'integrazione verso l'Europa. Questa è la nostra infrastruttura di rete del sistema Italia, direi, che è composta da diversi soggetti, gli MGQ, il Collegio dei Geometri della provincia di Messina, fino all'Istituto di Oceanografia Sperimentale di Trieste, il tutto integrato, pronto per una visione europea. Bene, abbiamo anche un sito internet, conoscete. E volevo soffermare un secondino sui nostri dati, cioè che cosa otteniamo con le informazioni. Noi analizziamo i dati, ogni punto di questo è la stima della coordinata in un certo giorno. Quindi giorno dopo giorno noi otteniamo una stima della velocità del sito, perché i siti si muovono. Le velocità relative, cioè tra punti e modo, ci dicono appunto, come dicevo prima, quanto si deforma l'Italia. E forse questa è la figura più importante, perché come vedete in ogni sito dove abbiamo installato GPS noi abbiamo calcolato un vettore di velocità stabile dopo circa 3 anni di controllo continuo di tutta l'attività. Qua il sistema di riferimento è europeo, nel senso l'Europa in questo sistema è fissa, non si muove. Tutto ciò che si muove lo fa differentemente dall'Europa. Quindi noi osserviamo che tutta l'Italia di fatto si sta muovendo praticamente in un movimento qua nord-sud verso l'Europa e qui diciamo più nord-nord-est. Ma quello che è interessante notare è che c'è una chiara e ovvia differenza di velocità tra i siti che stanno sul lato tirrenico rispetto a quelli che stanno sul lato adriatico. Quindi vuol dire, facendo in maniera abbastanza ovvia un raffronto tra queste velocità, che gli Appennini si stanno aprendo, si stanno separando la costa tirrenica verso la costa adriatica. Questo movimento lento di millimetri per anno, 2-3 millimetri per anno, è alla base, purtroppo, dei forti terremoti che osserviamo lungo la catena appenninica. Ci sono delle faglie su cui si accumula questa deformazione e nell'arco di 200-300 anni, o anche tempi più lunghi o minori, dipende da molti fattori, avvengono questi grandi terremoti. Questa è la base per la prevenzione.
perché di fatto noi con questo tipo di analisi riusciamo a capire esattamente dove si concentra la sismicità. Per esempio, se vediamo un'immagine, anche questa è l'importanza di integrare le reti perché riusciamo a vedere dettagli maggiori, se vediamo la zona dell'Aquilano, che praticamente è questa, si vede molto chiaramente quanto le velocità sono molto basse sul lato, diciamo, tirrenico della catena appenninica e schizzano via in direzione nord-est di diversi millimetri per anno. Proprio in questo settore, che possiamo indicare questa striscia gialla lungo tutto l'Appennino settentrionale, è dove avviene il massimo della deformazione. Il massimo della deformazione è dove avvengono i terremoti. Unendo queste informazioni, informazioni storiche, geologiche, eccetera, questo è il grande contributo che noi possiamo realmente dare in un'ottica di previsione, perché prevenzione, perché ovviamente sapendo dove avvengono i terremoti possiamo cominciare a fare delle azioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, e imporre sempre più, in maniera più stringente la normativa antisismica, ormai insomma dovrebbe essere patrimonio di tutti i comuni e di tutte le regioni, insomma. E quindi questi sono i dati di base, volutamente non sono sceso più giù, diciamo, nella provincia di Riavellino, eccetera, perché i dati di questa rete stanno cominciando ad arrivare adesso, quindi abbiamo bisogno comunque di 3 anni per avere delle indicazioni realmente affidabili sulle stime di velocità. Però dobbiamo fare di più, quindi abbiamo 2 tipi di sviluppi. Uno sviluppo molto legato al tema proprio della prevenzione e quindi delle indicazioni di dove avverranno i terremoti. In un lungo progetto ormai avviato insieme alla Protezione Civile, abbiamo deciso di ampliare in maniera realmente forte l'attuale rete GPS nell'Appennino centro-meridionale, dall'Aquila fino al Pollino, con circa 109 installazioni, un programma triennale di installazioni e altri 3 anni per l'analisi dati, in modo di arrivare praticamente in un arco di 6, 7, 8 anni a realmente riuscire a capire quali sono le faglie che si muoveranno nel futuro e quindi cominciare tutte le opere di prevenzione reali che si possono fare, che sono mancate nel caso del terremoto a Milano. L'altro sviluppo importante è quello che vi dicevo, cioè la creazione di un'infrastruttura europea delle reti CGPS, quindi delle reti permanenti. È un progetto importantissimo in cui la comunità europea ha fatto rientrare le reti GPS nelle infrastrutture fondamentali dell'Europa e ci chiede a noi, Sistema Italia, ma quindi diciamo noi a INGV come parte del Sistema Italia, di portare avanti per l'intera Europa, perché abbiamo la responsabilità di questo grande progetto europeo, la responsabilità di integrare tutte le infrastrutture scientifiche, siano laboratori geochimici o laboratori comunque scientifici a tutti i livelli, reti sismiche, reti GPS, tutto ciò che è un'infrastruttura, per creare realmente le basi di un'Europa legata alle infrastrutture scientifiche. E questo è un grande vantaggio per chiunque domani lavorerà in qualsiasi parte dell'Europa o del mondo, che sa che potrà contare su un'infrastruttura a livello europeo, distribuita, accessibile e di alta tecnologia. Io chiudo qua il mio intervento e vi ringrazio per l'attenzione.